È tutto pronto all'Aquila per l'appuntamento dei Grandi della Terra. Fino a sabato 11, la caserma della Guardia di Finanza di Coppito, che ospiterà il G8, diventa il cuore dell'area rossa militarizzata, una superficie di circa 3 chilometri, dove possono circolare solo gli autorizzati, a piedi o con le navette del servizio bus gestito da AMA e dalla polizia. Ci sono pass per giornalisti, addetti ai lavori e per i residenti. Per tutti gli altri sono previsti percorsi alternativi. Gli uomini della Guardia di Finanza presidiano la strada che costeggia l'edificio Fortezza, mentre lo scalo aeroportuale di Preturo è diventato inaccessibile persino alle pecore. Ma ad essere sotto assedio è l'intera città. Chiuse 16 strade e oltre 70 attività commerciali che si trovano in luoghi da cui potrebbero essere visibili obiettivi all'interno della caserma. Ovunque posti di blocco, continui controlli di targhe e di documenti. Sono 15.000 in totale tra forze dell'ordine e militari gli uomini impegnati nell'operazione Giotto per garantire la sicurezza. Ci sono già appostati sulle montagne gli uomini della forestale pronti a neutralizzare eventuali cecchini. E a pattugliare i boschi ci sono i poliziotti a cavallo. Sulla terra saranno impiegati 51 veicoli di vario tipo e in cielo, oltre a 7 aerei e a 12 elicotteri, l'aeronautica schiera l'aereo Predator per la prima volta utilizzato nei confini nazionali. Il sofisticato velivolo senza pilota sarà telecomandato dalla base di Amendola in provincia di Foggia e controllerà ad altissima quota lo spazio aereo abruzzese, trasmettendo a terra ogni informazione utile per neutralizzare eventuali minacce contro cui saranno mobilitati caccia ed elicotteri. E per far fronte ad ogni evenienza, nella caserma Vincenzo Giudice sono pronti un bunker e un piano di evacuazione. In caso di terremoto di magnitudo superiore a 4, i leader mondiali saranno allontanati dalla zona di pericolo con gli elicotteri, mentre le delegazioni saranno condotte verso l'autostrada a bordo di auto. In tali circostanze il vertice potrebbe essere spostato a Roma, nella scuola superiore di polizia in via Piero della Francesca, ma secondo gli organizzatori si tratterebbe di un'ipotesi remota. La caserma è a prova di sisma. Saranno operativi anche una task force di sanità militare con 73 medici ed infermieri, un poliambulatorio mobile dei carabinieri, 6 ambulanze, 150 volontari della Croce Rossa e 2 nuclei di decontaminazione nucleare biologico-chimico. Martedì, alla vigilia del vertice, è previsto l'arrivo della maggior parte dei leader in Italia. Faranno scalo in 3 aeroporti della capitale, Fiumicino, Ciampino e Pratica di Mare o in quello di Pescara. Di lì, presumibilmente in elicottero, il trasferimento all'Aquila, con atterraggio nell'aeroporto di Preturo o nella stessa scuola della Guardia di Finanza di Coppito, dotata di 2 eliporti. Parte delle delegazioni viaggerà sull'autostrada Roma-L'Aquila.